Complimenti, l'ho detto al mister, hai fatto davvero la differenza lì davanti, tanta corsa, hai fatto tanta densità e poi quella freschezza non solo nel segnare ma nel dare a Banegas un pallone d'oro straordinario. Grazie mille, sì, sono felice per questa prestazione di squadra e per portare i 3 punti a casa. Ascoltami, ovviamente il mercato aperto, le voci corrono, si rincorrono, sono tantissime, in tanti dicono lì davanti manca l'uomo giusto, oggi hai dato la risposta più importante, Nicolas. Sì, vabbè, uno cerca il massimo sempre, pure io ho avuto 4 gol male annullati, a Senigallia pure che me l'hanno annullato male, Ancona, quindi se mi davano questi 4 gol che avevo fatto bene stavamo parlando un'altra cosa, però io sono tranquillo, so che le prestazioni sono fatte. Oggi ho fatto gol, ho fatto l'assist, quindi io sono tranquillissimo. E durante la sostituzione, questo da rimarcare, la tribuna intera si è alzata in piedi a tributarti un applauso fragoroso a dimostrazione che qui c'è tanta fiducia nei tuoi confronti. No, io la gente l'unico che posso dire grazie, perché a tutte le parti che vado, in campo, trasferta, sono il numero uno, sono il 12° uomo in campo, diciamo. Hai trovato quello spunto all'ottavo, al nono minuto per andare in rete di giustezza, la conclusione col destro, poi con il passare dei minuti ovviamente hai dovuto dare altro, soprattutto sotto l'aspetto fisico, è arrivato il cambio anche gestendo un pochettino il doppio vantaggio della tua formazione. Sì, abbiamo fatto il gol rapido, veloce, forse quello ci ha fatto stare un po'... Sì. Come un po' più tranquilli, però vabbè, sempre alla fine sembra che avevamo il controllo noi, tranne quei 5-10 minuti all'inizio del primo tempo, che sempre per demerito nostro, perché abbiamo sbagliato un paio di palloni, però vabbè, esperienza ci aiuta a migliorare e la vittoria sempre aiuta. Assolutamente sì, prima di lasciarti, il derby di Chieti, dell'Angelini di domenica prossima, cosa vuol dire? Che risultato ovviamente speri, credo, la vittoria, ma soprattutto c'è bisogno di rilanciare una sfida, una Samb che non si ferma lì davanti. Sì, noi dobbiamo stare là, Rapai, perché secondo me siamo un gruppo che può lottare fino alla fine contro la Samb, contro chi sia, e ovviamente col Chieti una partita speciale per tutti noi, dobbiamo essere all'altezza e vincere.